Derby ad altissima intensità allo stadio dei Marsi, dove l'Avezzano Calcio riceve dall'alto della sua prima posizione l'Avastese. L'ambiziosissima formazione di mister Ferrazzoli arriva in terra marsicana alla ricerca di punti fondamentali per rilanciare la propria stagione e comincia nel migliore dei modi con una conclusione di destro ben parata dal portiere Coco. Dire poco, l'Avezzano prova a farsi vedere in avanti con una conclusione di Bianciardi, il mancino però alto. Ancora Avastese che affonda nella difesa marsicana, decisivo un intervento proprio a ridosso del portiere Coco per allontanare. Poi missile terra-aria di Battaglia fuori di pochissimo e il primo tempo va alla storia con l'Avastese che riprende il gioco e nella ripresa spinge fortissimo. Prima Coco è bravo a smanacciare, azione continuata, ancora un mancino, ancora una deviazione e alla fine la difesa dell'Avezzano riesce ad uscire. Ancora ospiti che si fanno vedere in avanti, Coco respinge di nuovo con i pugni, conclusione col sinistro e deviazione proprio davanti all'estremo di casa. L'Avezzano passa quindi con un grandissimo missile terra-aria di Bianciardi che firma l'1-0 e fa esplodere il dei Marsi, forse in quello che era proprio il momento peggiore dell'Avezzano, che poco dopo potrebbe raddoppiare. Azione in fotocopia rispetto a quella contro il Roma City. Il pallone è messo dentro però da Dos Santos, è lungo per Casolla. L'Avastese non muore e anzi approfitta di un calcio di punizione, colpo di testa di Gräselin e pareggio per gli uomini di Ferrazzoli che continuano a spingere. Il finale però è tutto di marca avezzanese, pallone gestito prima sull'out di destra da Zanon, sfera messa in mezzo, esce in qualche modo il portiere dell'Avastese, il pallone giostra proprio sulla linea dell'area di rigore, quindi una conclusione potente, costringe al miracolo l'estremo degli aragonesi, non c'è più tempo, poco dopo finisce 1-1 al De Marsi in un derby tanto spettacolare quanto intenso.